Il secondo round della SEAT Ibiza Cup è andato in scena all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Grande spettacolo e lotte senza esclusione di colpi hanno infiammato le due gare del trofeo monomarca, corso con le piccole spagnole. Matatore del weekend è Alberto Bassi, che dopo il passaggio a vuoto di Monza si è ripreso con grandissima autorità, firmando la doppia vittoria sulle rive del Santerno. Battuta d'arresto invece per Roberto Ferri, fermato dalla sfortuna ad Imola con due ritiri e solo 4 punti portati a casa, grazie alla pole position conquistata sul circuito romagnolo. È un weekend fantastico, doppietta, è una vittoria bellissima in gara 1, abbastanza sudata, anche gara 2 abbiamo dimostrato di essere più forti qui a Imola. Il campionato è veramente duro perché siamo tutti molto vicini, però con gare del genere penso di potermelo giocare. In gara 1 è subito testa a testa fra Ferri e Bassi, che vogliono entrambi cercare di scappare. Ferri mantiene la posizione dalla pole, ma Bassi riesce ad infilarlo alla tosa prima dell'inizio delle soste obbligatorie ai box. Spaventoso incidente, ma senza conseguenze, per Alessandra Torresani, che arriva larga alla rivazza e perde il controllo della sua Ibiza, attraversando la pista e andando ad impattare contro le barriere di protezione, sul lato interno della pista. Nessuna conseguenza per la pilota bresciana, che però deve arrendersi. Al termine delle soste ai box, Bassi riesce a mantenere un minimo vantaggio su Ferri, che però è scatenato e riesce a passare prima che la sfortuna lo colpisca. Alla tosa il milanese è vittima di una foratura e deve dire addio ai sogni di gloria. Alle spalle di Bassi ne approfitta Alberto Vescovi, che in solitaria controlla la seconda posizione, godendo di un'ottima posizione di classifica generale. Alle loro spalle è lotta aperta tra Carlotta Fedeli e Gabriele Volpato al suo esordio nella serie. Alla fine è il driver di Chieri ad avere la meglio sulla bravissima pilota romana, che alla fine, delusa, si deve accontentare della quarta posizione. In gara 2 dalla prima fila scattano Marco Baroncini ed Alan Ragazzo. L'esperto Baroncini riesce a mantenere la leadership, mentre alle sue spalle salgono il direttore generale di SEAT Italia, Peter Winnie, ormai tra le certezze del campionato, e la scatenata Carlotta Fedeli, che approfittano di un lungo di Ragazzo alla rivazza. Ferri nel frattempo recupera posizioni su posizioni alle spalle di Bassi, ma un suo errore al tamburello lo fa retrocedere al centro del gruppo. Si scatena una lotta tra Ragazzo e Vescovi e alla fine a pagarne le conseguenze sono entrambi, con il contatto alla variante alta che rallenta Ragazzo e penalizza Vescovi con un drive-thru. Winnie commette qualche errore di troppo e ad approfittarne sono Alberto Bassi e Carlotta Fedeli, che si portano al comando della gara. Ferri ancora una volta è costretto al ritiro per la foratura dell'anteriore destra e rientra mestamente ai box, mentre Alberto Bassi si invola verso la seconda vittoria ad Imola davanti ad una super Carlotta Fedeli, che si riscatta dopo gara 1 e a Peter Winnie. In classifica generale al comando è ancora Alberto Vescovi a farla da padrone, con soli 6 punti su Carlotta Fedeli, staccata di 2 lunghezze da Alberto Bassi. Il prossimo appuntamento per la SEAT Ibiza Cup è in programma per il 26 luglio sul circuito siciliano di Pergusa.